Piedmonte, presidente del corso di laurea in infermieristica dell'Università degli Studi di Torino e membro del comitato scientifico di COELT. Come corso di laurea in infermieristica abbiamo aderito al progetto COELT perché già da 9 anni abbiamo collaborato, abbiamo già fatto esperienza anche col teatro sociale di comunità, attraverso esperienze formative da parte degli studenti di laboratorio teatrale. Questa scelta, che ormai appunto ha un'esperienza lunga, derivava da alcune riflessioni che abbiamo fatto, caratteristiche proprio della formazione in ambito infermieristico. La riflessione partiva dalla quali erano gli elementi core essenziali della formazione infermieristica e ci siamo accorti che mentre su aspetti più tecnico-scientifici non era così complesso trovare una soluzione anche da un punto di vista formativo in termini di esperienze formative per gli studenti, su altri aspetti tipo quelli relazionali, relazionali con la persona di cui ci si prende carico, relazionali all'interno di un'organizzazione o aspetti tipo quelli etici e deontologici, più difficile era invece offrire agli studenti una possibilità di riflessione e di sviluppo di competenze. Abbiamo messo in piedi fin dagli esordi anche momenti di formazione d'aula, di formazione alla relazione su aspetti etico-deontologici, però la valutazione e la riflessione che facevamo è che questi momenti progettati, pianificati, in qualche maniera obbligati da parte del corso rispetto agli studenti, non ottenevano i risultati sperati. E abbiamo visto che invece la proposta di iniziative, di esperienze che gli studenti potevano scegliere di frequentare ha ottenuto dei risultati molto importanti proprio rispetto a queste caratteristiche che sono fondamentali per l'assistenza infermieristica. Questa scelta, che soprattutto all'interno di un ambito universitario poteva sembrare piuttosto originale, in realtà abbiamo visto che questa scelta ha ottenuto dei risultati, si è dimostrata efficace perché permette allo studente di coinvolgersi anche emotivamente, ma in libertà, in situazione protetta, rispetto a simulazioni di situazioni che poi troverà nella realtà. È vero che nel nostro corso abbiamo delle grandi opportunità anche di mettersi in gioco da un punto di vista relazionale ed emotivo, che è il tirocinio e l'apprendimento in campo, però è anche vero che le variabili in tirocinio non sempre sono tutte governabili e si possono tenere sotto controllo, mentre in una situazione di laboratorio, come via intermedia tra la formazione d'aula e il tirocinio, permette di lavorare con più efficacia proprio su questi aspetti. Naturalmente, dato che siamo in un percorso universitario, ci siamo posti anche il problema della validità didattica di queste proposte, perché se, come ho detto precedentemente, sugli aspetti tecnico-scientifici sia la progettazione dell'esperienza sia la valutazione è relativamente facile, sugli aspetti riguardanti le competenze relazionali invece da sempre la valutazione è alquanto difficile o se non altro alquanto complessa. Però ci siamo messi nell'ottica di valutare anche le esperienze didattiche che progettiamo e facciamo con gli studenti, quindi anche in questo caso attraverso una valutazione con caratteristiche sia quantitative sia qualitative, a partire sia da osservazione, sia da registrazione delle reazioni degli studenti, sia dal percepito degli studenti, abbiamo messo in piedi un progetto di valutazione anche sistematica e metodologicamente corretta che ha dato dei risultati confortanti in questo senso, tanto che appunto abbiamo proseguito poi nel corso degli anni proprio con questo tipo di esperienza che abbiamo visto che è fortemente impattante appunto sugli studenti. La riflessione che abbiamo fatto proprio a partire da questi risultati e l'efficacia di proposte di attività didattiche scelte dagli studenti come fattore potente di formazione ci ha fatto anche riflettere sulla necessità di offrire agli studenti più opportunità di questo tipo. Noi abbiamo un problema, un limite di fondo strutturale per quanto riguarda il nostro corso, che è sulle varie sedi a circa 1200 studenti, e questo tipo di iniziative e di attività didattiche devono essere fatte a piccoli gruppi, naturalmente.
e da una parte, dall'altra la riflessione che ho fatto è che forse non tutte le modalità esperienziali proposte possono essere adatte agli studenti, tanto che soltanto alcuni scelgono poi queste modalità. Allora, la scelta è stata quella di offrire una pluralità anche di occasioni formative che mettono in gioco meccanismi simili a quelli del teatro, del laboratorio teatrale. Per esempio, abbiamo già dall'anno scorso, e quest'anno stiamo facendo la seconda esperienza anche con successo, stiamo inserendo anche attività esperienziali di danza movimento terapia, di tango movimento terapia, dove si mette in gioco anche lì molto della componente relazionale dello studente, con la parte, un'attenzione particolare, appunto, così come nel teatro, anche al corpo che si rapporta con altri corpi, che è uno degli elementi essenziali anche dell'assistenza infermieristica. Un altro aspetto importante per cui riteniamo che questo tipo di attività didattica possa essere utile per gli studenti riguarda anche la formazione all'interprofessionalità, cioè a lavorare con gli altri tra diverse professioni. E proprio per questo, dopo i primi anni, abbiamo sviluppato anche un'esperienza di partecipazione all'interno di questi laboratori di studenti provenienti da diversi corsi di laurea, per cui abbiamo già fatto l'esperienza assieme a studenti di logopedia. Abbiamo fatto l'esperienza assieme ai studenti di educazione professionale e recentemente anche abbiamo fatto l'esperienza assieme agli studenti di medicina. Questo riteniamo che sia veramente un buon risultato perché fin dai primi momenti della formazione questi futuri professionisti imparano a mettersi in gioco fra di loro, a trovare anche delle soluzioni nel modo di rapportarsi fra di loro. Quello che posso dire, allora, rivolgendomi anche direttamente agli studenti, che questo tipo di esperienza è sicuramente intanto fortemente positivo e anche piacevole come esperienza personale. E già questo è un buon risultato, naturalmente, perché fa star meglio, fa star bene anche le persone. E però quello a cui dovete anche fare attenzione, ed è un valore aggiunto che potete appunto sommare a questo tipo di esperienza, che tutto quello che vivrete, l'esperienza che farete, vi aiuterà a meglio anche svolgere l'attività di assistenza infermieristica. Quindi il consiglio è di riuscire anche a rielaborare la vostra esperienza e a riportarla poi al vostro specifico intervento professionale. E allora anche il perché di questa adesione a questo progetto Coelt, perché pensiamo che nell'ambito della salute la possibilità di sviluppare salute o la possibilità di sviluppare le condizioni che favoriscono la salute non può che essere fatto insieme, con vuol dire i professionisti fra di loro e soprattutto tra professionisti e persone che hanno problemi di salute.